Ciao a tutti, io sono Valentina, benvenuti all'angolo del focolare. Oggi ho pensato di presentarvi quali sono i detersivi indispensabili per le pulizie di tutti i giorni, o almeno quelli che uso più comunemente io. Piccolo disclaimer, oggi vi darò delle piccole ricettine di detersivi naturali fatti in casa. Non sono quelli che utilizzo io quotidianamente. Quando faccio le pulizie deve essere qualcosa di veloce, deve essere qualcosa che faccio velocemente ed efficace. Quindi il più spesso, il 90% delle volte, io utilizzo dei detersivi che vado a comprare. Ma visto che capita appunto che finisca i detersivi, non abbia poi tempo di andare a ricomprarli perché appunto non è sotto casa il rivenditore da cui mi fornisco, capita appunto di dover tamponare con dei detersivi e con degli ingredienti che abbiamo quotidianamente in casa. Quindi non sono cose che utilizzo tutti i giorni, sono solamente appunto ogni tanto. Però questi comunque sono i fondamentali. Fondamentali sono un detersivo multiuso. Multiuso vuol dire proprio che ha più utilizzi e lo posso utilizzare su diverse superfici e in diverse modalità. Quindi lo posso utilizzare sia per pulire il bagno, che per spolverare, che per pulire i piani della cucina. Utilizzo poi un detergente vetri e utilizzo infine un detergente pavimenti. Di nuovo, il detergente pavimenti, anche questo lo utilizzo meno spesso. Più spesso io passo velocemente la mia scopa a vapore, diciamo, ma appunto vado a pulire il pavimento con lo straccio, come faceva mia nonna, e un detergente per i pavimenti. Le ricette che vi darò oggi quindi sono fatte proprio sulla base di ingredienti che abbiamo comunemente in casa o in dispensa, e a partire dall'acqua, l'aceto, poco altro, ed andrò a potenziarli e a profumarli con degli oli essenziali. Intanto spesso mi chiedete se utilizzo oli essenziali, se li utilizzo solo per profumare l'ambiente e come utilizzo gli oli essenziali. Gli oli essenziali li utilizzo principalmente per profumare l'ambiente, perché lo trovo un modo più sano, più semplice. Semplicemente mettendo qualche olio essenziale in un umidificatore in camera, in cucina o in ingresso, vado a profumare tutta quella stanza. L'olio essenziale che preferisco nelle camere è ovviamente l'olio essenziale alla lavanda, che ha dei poteri calmanti naturali e rilassa prima di andare a letto. Sia in camera nostra che in camera di sole lo utilizziamo quotidianamente, proprio per i suoi poteri distensivi prima di andare a letto e per creare proprio un ambiente più rilassato. Per quanto riguarda invece le pulizie, utilizzo principalmente tre oli essenziali: il tea tree, che è un forte antibatterico. Utilizzo poi l'olio essenziale di limone, noto per purificare e disinfettare, e infine l'olio essenziale di eucalipto, noto appunto per le sue proprietà aromatiche ma anche come antibatterico. Il multiuso lo preparo semplicemente mescolando mezza tazza di aceto con una tazza e mezza di acqua calda, con 15 gocce di tea tree e 15 gocce di limone. È importante utilizzare abbastanza gocce di oli essenziali quando andiamo a fare ad utilizzarle per la pulizia, perché sicuramente bastano poche gocce nel nostro diffusore per profumare la nostra stanza, ma quando vogliamo andare ad utilizzarli con effetti proprio pulenti, bisogna naturalmente aggiungerne un po' di più, quindi fra le 15 e le 25 gocce più o meno. In questo caso appunto nel mix ne utilizziamo 30 e mettiamo insieme il potere dell'olio essenziale di tea tree e di limone. Il multiuso lo utilizzo anche poi per pulire il bagno, quindi lo spruzzo su tutto il water per pulire il water, e poi per igienizzare l'interno cospargo un po' di bicarbonato e velocemente con lo scopino poi vado a pulire appunto l'interno della tazza. Per il detergente vetri invece utilizzo la proporzione contraria, quindi mezza tazza di acqua con una tazza e mezza di aceto, quindi la percentuale più alta in questo caso è l'aceto. Aggiungo semplicemente 10 gocce di limone e questo andrà quindi a togliere un po' il profumo forte dell'aceto quando vado a pulire i vetri. Infine, per pulire i pavimenti, nel secchio dell'acqua che utilizzo proprio per strizzare lo straccio, metto, oltre all'acqua naturalmente calda, una tazza di aceto, 10 gocce di olio essenziale di tea tree,
15 gocce di eucalipto e un goccio di detersivo per piatti o comunque sgrassatore. Questa è la ricetta base che ho sempre utilizzato. Aggiungo quindi l'olio essenziale di tea tree e di eucalipto per il loro potere antibatterico. In questo modo riesco a minimizzare l'odore dell'aceto e anzi a godere del profumo del tea tree mescolato con l'eucalipto, che dà proprio questo profumo di freschezza a tutta la casa. Questi sono i detergenti base che utilizzo quotidianamente per pulire la mia casa e le ricette con cui li preparo quotidianamente. E quello che vi ho dato di nuovo sono delle dosi precise, ma in realtà vado un po' a occhio naturalmente. La proporzione appunto è 1 a 3, quindi una volta che so questo poi vado anche ad occhio appunto a preparare queste mie preparazioni. Io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un pollice in su, se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi, escono 2 video ogni settimana, in questo modo vi arriverà la notifica direttamente nella vostra pagina YouTube, vi lascio qui il pulsante per iscrivervi e invece qui vi lascio la playlist dedicata alle pulizie facili, così potete andare a vedere qualche altro video per come pulire in modo semplice la vostra casa. Io per oggi vi ringrazio ancora di aver visto questo video, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!